Vabbè, ma puoi farlo lo stesso, bravo. Siamo live anche questo giovedì. Buonasera a tutti, ragazzi. Prima che introduca gli ospiti che già vedete, potete capire, è successo. La puntata 135 di Leoni Fuori non è Ben Ezebeth, non Bacchi Sbozza, non Brody Retallick, ma la versione italiana combinata di queste tre persone. Riccardo Favretto è con noi. Che Buonasera, Riccardo. onore. Buonasera a tutti. Grande. Eccoci Matteo, qua. però Dimmi. dovresti investire, no, i soldi che facciamo al podcast, no, perché non ne facciamo, ma dovresti costare, dovresti comprare gli effetti speciali, cioè investi i tuoi di soldi, ma dovresti comprare gli effetti speciali in maniera che quando arrivano gli ospiti, cioè, tipo ci sono le... Allora, Dani, ti do questa anticipazione perché io ho già tutte le cose per farlo, però non ho ancora trovato il modo di collegarle a StreamYard in maniera Ah, funzionale. ok. Ho già gli Va bene. applausini e quelle cose lì. Va bene. E allora, siamo già in diretta, non sono ancora arrivati tutti perché siamo entrati un po' presto, però possiamo iniziare con una domanda di rito, e cioè, come stai? Bene, grazie. Diciamo è un periodo un po' sfortunato, però andrà meglio. Aspetta, un po' sfortunato. No, Però perché aiutaci di più. nei tagli di capelli, no? A parte per i Triste. tagli di capelli, ma è stata una settimana un po' sfortunata. Mi sono rotto il naso di nuovo, mi sono No. fatto male alla costola, quindi tutte cose un po' sfortunate. Ma Non rotto il devi naso? correre in moto, te lo diciamo tutti da sempre, basta correre in moto. Sempre lui. L'unica moto che ho al momento, che anzi adesso è ritornata mio suocero, era il Ciao. Grande, col ciao, grandissimo. Grande, grande. Certo che te sul ciao è una visione. Tipo... Sembra un po' la versione dell'orso sul monociclo. Il cavaliere oscuro in ghirada col ciao, Io dico solo bellissimo. che una volta ho incontrato Pasquali sulla 500 nel putt di Treviso e quella roba mi ha fatto Sì, quella riderissimo. 500 vecchia. Esatto. Ha un Allora. orecchio che esce da una finestra e un orecchio che esce dall'altra. Voi siete più giovani e quindi forse Matteo, che Eccolo, seguiva il basket, se lo ricorda. Tu ti ricordi Dennis Marconato? Cioè, Madonna. uno dei pivot storici della Benetton Basket della nazionale italiana, cioè 2,10 m, quanto sarà stato. Ecco, aveva una 500, me lo ricordo uscire, di quelle vecchie, me lo ricordo uscire in Piazza Duomo da sta macchina, che dici, ma cioè, sei 2 metri, tu quanto sei, Riccardo? Anche tu sei sui 2 metri, no? Sì, 1,98, 1,99. Com'è che ti viene in mente di prenderti un Ciao o una 500? Cioè, qual è Io sono il... tutte e due, guarda, lei è tutte e due. No, no! Hai anche la 500. Ho anche la 500, sì, perché come macchina familiare abbiamo preso una Station, però come macchina mia personale, perché ovviamente l'altra serve alla mia compagna che va a lavoro, ho preso una macchina piccola, comoda, ho preso una 500. Comoda, vede Vede lui. lui. Sì, comoda, Tutto comoda, tutto comoda per i comoda. parcheggi, non per il resto. Una volta, tipo, hai presente, c'era la pubblicità tipo 20 anni fa della Mini Minor con Shaquille O'Neal. Immagino la stessa cosa. Sono quelle cose belle. Ragazzi, io avevo una Però domanda per posso cominciare. prima della tua domanda, posso prima della tua domanda? Rompi i Super, coglioni subito, allora Dani. vai, allora vai. No, perché Riccardo ha detto che si è rotto il naso e si è fatto male alle costole. Allora, io che sono un curioso, mi piacerebbe capire la dinamica, chi ti ha rotto il naso, come ti sei fatto male alle costole, racconta. Allora, per il naso, in realtà mi si era già rotto sui friendly match di questa stagione, quelli prima di campionato, però poi insomma è passato un mese abbondante, doveva essere in teoria abbastanza saldo, invece su un allenamento, ma senza fare nulla di speciale, mi è arrivata una scarpata e di nuovo ha detto... E cosa hai detto esattamente quando ti hai dato la scarpata? Le parole precise. Quasi irripetibile. No, sono Poi rimasto guarda. abbastanza composto, però Secondo me ha sono andato detto dal buonasera. fisioterapista e gli ho chiesto scusa, posso avere un fazzoletto?
No, perché siamo molto ben seguiti in allenamento, quindi se qualcuno si fa male loro se ne accorgono e entrano subito in campo. Però se te fai tra virgolette finta di niente non si allarmano più di tanto, quindi avendo visto magari la scena da lontano hanno detto vabbè, avrà preso una botta, poi invece sono andato là e faceva scusa, è un fazzoletto che ho pieno di sangue, però sì, niente di che, solo leggermente. Mentre le costole, anche là, su sempre in allenamento, su un esercizio di tecnica, mica tanto di tecnica, però su un esercizio di touche, sul setup di una molla, mi è arrivata una spallata, là è anche colpa mia. Tra l'altro, secondo me, dobbiamo cambiare assolutamente il mood del podcast, perché dai, io mi ero rotto le costole e so che fa un male ridere, cioè fa un male ridere, sì. Quindi non so. Anche a me è successo giocando a basket, effettivamente. Puoi ridere, Riccardo, com'è la situazione in questo momento? No, le mie fortunatamente non sono rotte. È leggermente spostata, come si dice, è leggermente deviata la costola per la cartilagine, quindi a ridere io non rido troppo rumorosamente, quindi non mi dà troppo fastidio, però per lo starnutire che in questi giorni ho avuto un raffreddore, per starnutire invece è una pena. Ti sentono e fino in cima alla via ogni volta, perché c'ho starnuto più c'è la via. No, però abbiamo visto un paio di video da parte della Benetton esatto. Più strappisti che entrano in campo con la POV della telecamera, che fanno appunto vedere cosa succede da parte loro. Per noi è molto molto interessante vedere queste parti qua della partita, perché noi neanche ci accorgiamo alla fine del gran lavoro che fanno tutti i fisi e medici in campo, però è davvero interessante. E anche no, giusto, Luis Giuliani, che sembrava si fosse spaccato tutto, la gamba, eccetera, in realtà riceveva solo i crampi. Molto bene. No, i fisioterapisti fanno tanto lavoro, oltre a quello che si vede, perché sulla partita è molto marginale, perché la partita fondamentalmente sono 80 minuti nel contesto di una settimana intera, quindi allenandoci tante ore al giorno, i fisioterapisti sono veramente presenti tutte le ore del giorno, perché dalla fisioterapia in preparazione all'allenamento prima dell'allenamento della mattina, quindi magari alle 7:20, 7:30, cioè sono già pronti a fare trattamenti, fino anche alle 3:30, 4, dopo pranzo, dopo le sessioni extra. Quindi sì, fanno tanto lavoro. E anche vederlo dalla telecamera è strano, perché tante volte, anche durante la partita, non te ne accorgi che entrano, perché soprattutto se la guardi non dallo stadio, ma la guardi da casa o dal telefono, la telecamera inquadra l'azione, quindi non vedi che magari dall'altra parte del campo succede qualcos'altro. Sì, no, volevo soltanto dire a chi ci sta ascoltando in diretta, vedendo in diretta soprattutto, che purtroppo abbiamo dei problemi di video, per cui a tratti va e viene la telecamera, quindi non vi preoccupate, non possiamo purtroppo risolvere questa cosa, ma finché ci sentite bene, tutto okay. Noi siamo contenti. No, io volevo chiederti, cioè, so che è un po' bruttino parlare di infortuni, però già che siamo in tema... mi stavo riguardando un po' le tue date in generale sulle varie statistiche che ci sono online, e ho visto che alla fine tu sei stato fuori quasi 14 mesi, giusto? Sì. Tra una cosa e l'altra. Quindi, se non vedo male, praticamente la tua ultima partita prima dell'infortunio lungo è stata contro gli Ospreys in casa, e poi sei rientrato con le Zebre al derby dell'anno dopo. Esatto. In quel periodo hai fatto anche meta, se non sbaglio, quella partita ritorno. Sul ritorno sembra bello, grandissimo. Io mi ricordo proprio quella che abbiamo risultato tutti, anche perché appunto era la prima volta che te giocavi. Dopo un infortunio così lungo, soprattutto anche per il tipo di infortunio, perché è stato bene o male un'incognita fino alla fine, quasi, perché non si sapeva se sarei effettivamente potuto ritornare a giocare.
perché io mi sono fatto male. Io mi sono fatto male nella partita di Italia contro Spagna. E all'inizio sembrava un colpo all'acromio, come insomma ne avevo già avuti, non su questa spalla, però sull'altra, ma sembrava più o meno la stessa cosa. Poi, insomma, col passare dei giorni, delle settimane, non passava questo indolenzimento, diciamo, della spalla. Perché io non riuscivo, cioè riuscivo a muovere la mano e il braccio su e giù, ma non riuscivo a alzarlo. E io sono andato avanti anche un paio di mesi senza riuscire ad alzare il braccio, anche più di un paio di mesi, perché anche dopo l'operazione non riuscivo. E quindi ho fatto prima un intervento esplorativo, anzi in realtà ho fatto un intervento solo, che era di base esplorativo, per capire effettivamente cosa fosse, perché avevamo capito che c'entravano i nervi, ma non era stata più o meno circoscritta la zona di quei nervi potessero essere, ma non si sapeva bene cosa era successo, se era rotto il nervo, se non era rotto il nervo, se era lesionato. Alla fine era una... non era totalmente preciso, era una piccola lesione del nervo, che però piccola lesione, anche là è comunque un'incognita, perché quando parli dei nervi può essere un filettino che ti compromette tutta la mobilità del braccio per tutta la vita. E quindi io ho fatto bene o male su 14 mesi, che diceva prima Matteo, cioè ho fatto 10 mesi completamente senza riuscire a fare nulla. E negli ultimi 4 mesi invece c'è stata una grande risposta da parte del nervo, e grazie alla quale sono riuscito a tornare in campo. Non che non mi porti ancora qualche strascico dell'infortunio, però quello è qualcosa da farci i conti per penso tutto il resto della mia vita. Però insomma non è qualcosa che mi compromette il fatto di giocare. Sono delle accortezze in più. Io sono uno che ad esempio fasciature per le partite, prima delle partite, per gli allenamenti, non ne ha mai fatte. E adesso le devo fare. Però insomma sono cose, diciamo, abbastanza marginali, considerando l'importanza dell'infortunio, cioè l'origine dell'infortunio, come adesso va sicuramente bene. Quindi diciamo adesso sei riuscito a ritrovare una nuova sicurezza nei movimenti, a ritrovare la forza che hai anche probabilmente sul caricare il peso, o ti senti ancora un po' che devi arrivare lì? No, sul fattore forza, più che altro anche il fattore resistenza muscolare, quindi sforzi continui, quello c'è ancora margine, diciamo, perché comunque sì, c'è della memoria muscolare, comunque è passato anche un altro anno nel frattempo, sì, c'è memoria muscolare, tutto, però bisogna considerare che parte dei muscoli e dell'articolazione sono praticamente rimasti dormienti per un anno, quindi sì, c'è la memoria, però devono anche quelli ritornare come erano prima. Adesso insomma sta andando bene, con sempre con la fisioterapia e con gli esercizi degli SNC, quindi dando comunque stimoli in più sta andando meglio, quindi andrà sempre meglio, speriamo. Dai, beh. Ragazzi, chi di voi ha una domanda? Beh, allora, diciamo che il titolo di questo episodio si chiama Competitività Interna, e io appunto volevo capire anche con te com'è in questo momento il reparto delle seconde linee della Benetton. Tra l'altro, puoi giocare seconda e terza, se non sbaglio, ma lì appunto Esatto. siamo ben coperti, e appunto volevo capire con te come adesso viene gestito questo reparto e come lo vedi anche in prospettiva per quest'anno della UFC. Allora, sicuramente avere la coperta ben lunga ti dà qualche sicurezza in più, perché l'abbiamo visto non tanto l'anno scorso, anche se qualche periodo, anche uno in più, avrebbe fatto comodo, quanto magari gli anni prima, che avere una rosa di 40 giocatori non basta, perché quando ci sono i periodi nazionali, 20 giocatori ti vanno via. E fortuna o sfortuna vuole che siano praticamente tutti del reparto di mischia, o bene o male siano
di linea praticamente tutte le nostre seconde e terze linee italiane. E questo fa sì che ovviamente si crea uno squilibrio, perché sì, nei periodi in cui le Sei Nazioni, piuttosto che l'Atoms Cup, Summer Series, solitamente il campionato è fermo, però non puoi neanche chiedere a dei giocatori che stanno facendo staffetta, tra virgolette, tra Roma, Verona, Treviso e le partite all'estero, di tornare ed essere sempre subito sul pezzo per giocare anche le partite con il club, che per carità è giusto perché è il tuo club, però se tu hai un'alternativa che non è un'ultima spiaggia ma è una valida alternativa, perché tu hai una rosa dove non hai prime e seconde scelte, hai una rosa dove hai magari sei seconde linee che sono tutte assai pronte, mm-hmm, per giocare, se, non so, quattro ricambi al numero 4, quattro ricambi al numero 5. Tu sai che per ogni partita quello ha un acciacco, non serve che me lo forzo e magari rischio che si faccia male, perché ho altre tre persone che sono al suo pari, che mi coprono tranquillamente il ruolo senza darmi preoccupazioni. Mm-hmm. Ovviamente per alcuni lati può essere anche spiacevole ogni tanto, perché magari tante persone pensano che ti tolga spazio. Sì, certamente, perché se sei te e basta, giochi te. Se siete in due, mm-hmm, giocate in due. Se siete in cinque, le cose già cambiano. Però è qualcosa che a questo livello è necessario, soprattutto per come si sta muovendo adesso il gioco, è necessario, perché al di là del fatto dei periodi delle nazionali, quindi comunque hai meno giocatori, ma non puoi sempre fare affidamento sugli stessi, devi cambiare, per carità, squadra che vince si dice non si cambia, però avere comunque una squadra che cambi un personaggio all'interno del 15, non senti il cambiamento, perché comunque sono sempre tutti pronti per fare il proprio lavoro, hai delle tranquillità in più. Certo. Sempre dal punto di vista dello spazio. Sudafrica è arrivato alla finale, bello incerottato, l'ha vinta lo stesso, però si vedevano belli tumefatti i corpi dopo la battaglia con l'Inghilterra, e stavo riflettendo, avessero giocato un'altra partita dopo una settimana, non credo che sarebbero stati così capaci di vincere anche la terza di fila, perché erano veramente incerottati. Non penso. Sicuramente sì, toglie spazio, quindi è più difficile giocare, però è una cosa motivata, non è una punizione, non è un qualcosa, anzi è spesso e volentieri uno sprono a provare, sempre per come dicevo della competitività interna, a far vedere che tu vuoi essere la prima scelta, certo, anche se non è che c'è una gerarchia, semplicemente chi quella settimana è più sul pezzo è quello che ha il posto in squadra per quella settimana, ma è un reset, ogni lunedì cambia tutto, quindi mm-hmm, non c'è una domanda gerarchia. Di Arazon? Sì, appunto, c'è questa domanda che è arrivata dal pubblico che ti chiedeva qual è il tuo ruolo preferito tra seconda e terza. Allora, come gioco, se devo pensare agli 80 minuti, mi piace di più la terza linea, flanker magari, più che numero 8, anche se l'ho giocato meno flanker, l'ho giocato tanto sulle amichevoli, però è un ruolo molto dinamico, poi a me piace magari inserirmi anche nel gioco anche a largo, o essere un'opzione più a largo, perché mi piace prendere palla già in velocità, quindi così a caldo direi la terza linea, però la seconda linea è comunque un ruolo dove mi trovo bene, comunque mi piace, cioè, la touche è il mio mestiere, quindi mi trovo bene su quello, e anche a chiamarlo touche non ho particolari difficoltà, penso che comunque dopo qualche anno a Treviso, questa come giocatore ufficiale è la mia terza stagione, più quella da permit, sì, insomma, penso di averla un po' non capita ancora, però riesco a gestirla.
Ci arriva un commento live di... se c'è qualcuno a cui piace giocare a seconda, chiede Simone, perché non è la prima volta che facciamo questa domanda e la risposta è sempre terza linea. Allora, dovete partire dal presupposto che la seconda linea mette la testa tra le chiappe dei piloni, che già non è e che, infatti, sia, non è che infatti, sia una cosa proprio gradevolissima. La mia prossima domanda era: qual è il culo del, cioè qual è il culo migliore dei piloni della Benetton? Qual è comodo. Più comodo. Allora, se devo pensare come comodità, come a livello rapporto qualità-prezzo, diciamo, però quanto guarda, sono comodo, ma quanto anche si rende bene sulla mischia, penso che la coppia migliore sia quando sto a sinistra delle seconde linee e c'è Flush con Bernasconi, sì. Oh, Zani e Bernasconi, cioè il nuovo programma sono... di Alessandro Borghese, quattro culi. Perché sono comodi e bassi. Flush è molto muscoloso anche sulle gambe, però è messo in una buona posizione, quindi non mi storce il collo. Mentre altri, ad esempio Alongi, anche lui... è molto rigido muscolarmente perché anche lui è un bel toro, insomma. Con lui invece ho tutto il collo storto da subito, perché in realtà è una cosa che comunque è così di base, cioè non sei comodo sulla mischia sicuramente. Ma allora, ascolta, se sei comodo stai sbagliando qualcosa. A proposito, su questo mi veniva in mente una cosa. A voi seconde linee, adesso tu fai terza tra tutti e tre i ruoli, seconda. Bortolani, seconda, quindi seconda. Bortolani, che è stato una delle migliori seconde italiane di sempre, vi prende in maniera particolare, cerca di lavorare con voi, in qualche maniera cerca di portare il suo know-how proprio di posizione, o il ruolo è cambiato talmente tanto che conta poco quello che faceva Bortolami ai suoi tempi? No, qualche accorgimento lo dà. Allora, la mischia è molto più gestita da Fabio Ungaro, però per quanto riguarda la posizione sia delle seconde linee che anche dei flanker, perché in realtà non è così diversa come posizione alla fine, solo sul setup all'inizio cambia un pochino, perché ovviamente le seconde sono già dentro, sono preingaggiate, mentre i flanker sono un po' più liberi, tra virgolette. Però anche lì... stavo leggendo il commento. Anche lì... sì. Da qualche consiglio, giustamente, perché insomma... l'obiettivo finale è comunque quello di rendere il meglio, che la posizione sia comoda, scomoda... buona, brutta da vedere, ma funzionale, comunque è una persona d'esperienza, quindi per quanto riguarda le seconde linee, per le prime linee non si permette più di tanto di dare consigli, perché c'è comunque Fabio, però per le seconde sì. Ma ogni tanto si fa stare in touche tipo così a caso, visto prima i vecchi tempi, oppure rimane sempre a terra? Cioè, no, rimane più a terra, difficile di più. Okay. ci sta. Beh, c'è un po' di domande, sì, interessante, mi sa che abbiamo visto lo stesso questo qua. Antonio Mattia chiede: che tipo di legatura preferisci, laterale dal basso o verso l'alto? Laterale o dal basso verso l'alto, scusa. Penso che, cioè, laterale intenda attorno al pilone, dal basso verso l'alto, interna tra le gambe, immagino. Immagino. A livello di comodità non cambia niente, nel senso, la seconda linea è un ruolo scomodo, quello c'è da metterlo. Io sinceramente, allora, se devo stare a sinistra, preferisco quella dal basso verso l'alto, perché mi sento più chiuso con il pilone, mentre quando sto a destra, adesso adottiamo sempre quella dal basso verso l'alto, però qualche anno fa usavamo quella esterna, a destra effettivamente era più comoda, personalmente mi trovavo meglio, perché mi sentivo più legato al pilone. Dici magari che differenza c'è tra stare a sinistra così o stare a destra così,
non lo so, però a percezione mi dà l'idea di essere più stretto con la legatura. Quindi, Hai cambiato con l'infortunio il tuo come. rapporto con questa cosa? No, 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 è cambiata come sistema nostro. Ah. No, però come overall, diciamo, direi che forse mi trovo un po' meglio, con la legatura dentro, da sotto. Volevo fare una domanda sulla mischia, così non così tecnica, ma così ci avviciniamo magari anche alla partita che avete giocato settimana scorsa e poi a quella che giocherete questa settimana. Mi è sembrato di vedere sia l'anno scorso che poi quest'anno una progressione con la mischia che sta migliorando veramente partita dopo partita e si vede proprio la progressione della mischia. C'è stato un percorso che magari ci puoi raccontare rispetto a, diciamo, 2 stagioni fa, dove invece, vabbè, tu eri appena arrivato, ma dove si era sofferto abbastanza. Poi l'anno scorso bene, e queste prime 2 partite sembra proprio ancora meglio. Che tipo di lavoro avete fatto? Allora, adesso stiamo dando, non dando più importanza, però stiamo lavorando in modo un po' più tecnico anche sotto il punto di vista dell'analisi a video, la mischia sia per lo studio dell'avversario che per lo studio proprio della nostra mischia, anche i video delle nostre mischie, perché noi abbiamo comunque i video analyst che ci riprendono praticamente sempre quando siamo in rada, qualsiasi cosa facciamo dalle touche alle mischie al campo alle skills. Quindi secondo me c'è un po' più di accorgimento dal punto di vista proprio della tecnica di base. E poi anche all'interno dell'allenamento quotidiano stiamo da 2 anni a sta parte ritagliando un po' più di spazio anche per la mischia. E per quanto riguarda invece anche su questa stagione che dicevi che si vede comunque un incremento anche da poco ad ora, quello secondo me è dovuto anche all'innesto di quei nuovi giocatori, come ad esempio Mirko Spagnolo, Zilocchi, che non è nuovo del rugby assolutamente, però è nuovo della squadra, quindi comunque paese che vai, gente che trovi, ogni Chiaro. squadra ha i suoi approcci, ogni squadra ha la sua tecnica, quindi anche loro secondo me dovevano un attimo calibrare per rendere al meglio. Comunque sono due profili, Zilocchi insomma lo conoscono tutti, Mirko si sta facendo conoscere, è giovane, io lo conosco dall'accademia, comunque è un ragazzo che può far bene, quindi insomma stanno migliorando nel nostro sistema ogni giorno, perché stanno ogni giorno capendo meglio com'è il sistema. Ecco, io vorrei prendere quello che hai detto adesso per farti una domanda più per chi magari non è come noi tre della zona di, diciamo, Veneti. Comunque, va bene Marco se dico di Treviso? Ti va bene? O ti offendi? Bassano delle Grappa, è una domanda secca per Riccardo. Ti piace Bassano delle Grappa? Non l'ho girato molto, però sì. Ciappa. Colpo al cuore per Marco, colpo al cuore per Marco. Bassano, che, no, no, dov'è? Bassano delle Grappa è l'Italia mondiale. Riccardo, tu sei di Treviso, no? Sì, io sono di Treviso. Infatti volevo proprio andare lì perché appunto se sei delle nostre zone magari il tuo nome lo vedi da quando eri a Mogliano, comunque ti si è visto prima di Treviso già in campo, ma magari qualcuno come tanti di quelli che ci ascoltano o guardano live non è veneto. E quindi niente, volevo chiederti se avessi voglia di farci un minimo recap, diciamo, di qual è stata la tua carriera prima di Treviso, cioè come si è arrivato. Parto proprio dalle basi, dagli Dal trofeo under o Topolino. No, scherzo. dal Silea, se non ricordo No, male. dai, diciamo, perché prima hai parlato dell'Accademia, che parlavi di No, però Spagnolo, per cui appunto. parlare del primo club, sì, cioè secondo me è Sì. molto importante, secondo me, Sì. parlare del primo club. Assolutamente. Decidi tu da dove ritieni che il tuo cuore Allora, abbia io iniziato. registicamente nasco a Silea. Io sono cresciuto a Silea e era il club che avevo a 2 minuti a piedi da casa, quindi è stato uno dei tanti sport che ho provato da piccolo, però è stato l'unico che mi ha preso. Quindi io nasco al Silea Rugby, e poi pian piano crescendo con gli anni ho cercato insomma di alzare un pochino l'asticella.
perché comunque per quanto sia un club rispettabilissimo il Silea, ci vado ancora ogni tanto a vedere le partite, sia degli under che della prima squadra, però insomma, comunque crescendo volevo tentare insomma di fare il passo, ho provato qualche altra strada. All'inizio sono andato a Mogliano, anche in giovanile, ma non è andata molto bene, sia perché insomma io a livello scolastico non mi volevo applicare molto, sia perché nella squadra insomma non ero esattamente la stellina che brillava, anzi, quindi sono ritornato sui miei passi a Silea, mi sono fatto un esame di coscienza e poi un annetto dopo sono entrato all'Accademia Zonale di Treviso. E in concomitanza sono entrato anche a giocare con l'Under 18 della Benetton, e da lì, insomma, già dal primo anno in accademia ho cominciato a fare qualche allenamento con la prima squadra, perché avevo dei periodi dove la scuola mi dava buona l'alternanza scuola-lavoro, quella di allenarmi a Treviso, e allora ho colto l'occasione per fare qualche allenamento, insomma, magari di palestra o vedere magari i reparti, già quando avevo 15 anni. A 16 anni ho fatto il mio primo allenamento in prima squadra completo, e me lo ricordo ancora. Lazzaroni anche se lo ricorda ancora, perché me ne stavamo parlando la settimana scorsa, e vedo questo ragazzino lanciato in mezzo così. Però insomma è tutto servito alla fine, a livello di formazione. Poi insomma, ho finito l'Accademia Zonale, e là dovevo prendere un bivio: o continuare la strada dell'Accademia andando a Remedello, oppure vedere qualche club di eccellenza. E ho scelto di non andare all'Accademia, ma di provare insomma a fare il passetto che va dalle giovanili a già un club insomma di top 10, perché io da quando avevo fatto quell'allenamento con la prima squadra, da quell'anno ho cominciato a fare gli allenamenti nella prestagione con Treviso, quindi ne ho fatte a bizzeffe, pur essendo molto giovane di prestagioni con Treviso. E sono stato un anno a Mogliano e l'anno dopo sono entrato come permit player a Treviso, dove in teoria avrei dovuto giocare anche a Mogliano. Fortunatamente per me, per quanto mi sia sempre piaciuto giocare anche a Mogliano, non ho fatto molte partite, perché penso che contando anche le amichevoli ne avrò fatte 5-6 a Mogliano su una stagione, ma complice anche il Covid di questa cosa, insomma, non era facile. Da lì, insomma, poi sono approdato. Prima come invitato, poi come permit e poi come giocatore effettivo in Benetton. L'anno scorso ho rinnovato per altri 3 anni, quindi vuol dire che mi sto trovando molto bene. Sì. Beh, alla Beh, fine direi io che ti è andata bene, no? Cioè, nel senso, ma messa tra così. l'altro è anche un bell'esempio, no? Cioè, quello che tu hai Sì. raccontato, secondo me, è anche un bell'esempio per i ragazzi che magari se una stagione non si trovano bene, che fanno fatica, che magari appunto problemi di studio, quant'altro. Cioè, il fatto di dire: aspetta, torno un attimo indietro, mi sistemo la testa, le idee, e poi da lì, da quel passo indietro. Ogni tanto si dice un passo indietro per prendere la rincorsa, fai un passo indietro e adesso, dopo fondamentalmente pochi anni, ti ritrovi nei raduni della nazionale. Credo che sia un esempio proprio da seguire, ecco, no? Anche come diceva Bortolami, che ci diceva giusto l'episodio scorso, no? Che diceva che alla fine è un bel esempio vedere una persona del posto riuscire a giocare titolare in una squadra, nella squadra della sua zona. Cioè, tra l'altro, dicendoci senza volerlo la formazione titolare, ci ha detto, per esempio, non so se Pippo Drago gioca con Fekitoa, che esempio dà alle persone di 15 anni? Tac. 2 giorni dopo, Drago, Fekitoa, titolari. Però sì, appunto, penso che per un ragazzino di 14 anni che gioca a seconda linea, che ne so, Mogliano, Silea, come dici tu, ti vede giocare, magari la domenica sei al club a vedere la partita, cioè, è una bella continuità di spirito, non soltanto Certo. di personale, cioè qualcosa passa.
Io avrei una domandina. Hai fatto un sacco di prestagioni con la Benetton, ci dicevi. La domanda nasce spontanea. Qual è la matricola per i nuovi arrivati alla Benetton? Quello che si può dire. Non c'è una matricola. O cos'hai cantato? No, sì. Dopo la prima partita, come hanno messo anche il video di Fegito, tra l'altro, esatto. Bevi una birra in compagnia e dici qualche parola come matricola sì. Ufficiale. Però Riccardo, poi non c'è. Insegnateli a bere la birra, Fegito, perché non è possibile sì. Che se la rovescia tutta addosso. Perché nessuno ha il coraggio di dirglielo, secondo me. Nessuno ha il coraggio di dirglielo, ma questo viene dagli All Blacks. Si dice, ma da voi la birra è così, la bevete? Non ho capito. No, sai, gli All Blacks di solito, lui in particolare, la beve dalla Coppa del Mondo, direttamente. Ah, ecco. L'ultima non è abituato. Esatto. C'è un po' più larga di una lattina, beh, sarebbe stato bellissimo se uno gli faceva l'osservazione e lui gli risponde: no, scusa, sai, l'ultima l'ho bevuta a goccia dalla Coppa del Mondo, dalla Web Ellis. No, cioè, appunto, adesso appunto siete in tanti alla fine, perché c'è Cannone, Scrafton, Jakizi, Sneeman, Klogen, non so come cacchio dirlo quel nome lì, lo chiamo sempre Gigione Klogenberg. Ecco. C'è come vedi questa competitività interna tra di voi, o comunque che tipo di rapporto c'è? Perché hai detto che non ci sono gerarchie alla fine, ma è un fatto di chi sta meglio in quel momento, chi è sul pezzo, che può giocare, va. Quindi come lo vedi? Il livello si è alzato o com'è questo tipo di competitività? C'è un gruppo WhatsApp che si chiama Le Seconde? No, non c'è il gruppo WhatsApp delle Seconde, però insomma comunque... Siamo tante, ma alla fine dei conti non siamo così tante, perché se pensi ad esempio a me, Sneeman, Federuzza, noi tre come seconda linea nasciamo al numero 5, sarà molto difficile vedere, non so, un'accoppiata invertita di Gideon numero 5 e Federuzza numero 4, quindi insomma anche quello... ti chiude un pochino la lista, perché sai che sì, anche due Jakizi può giocare anche 5, perché comunque è una gestione del gioco diversa, non tanto per il ruolo, perché alla fine quello comunque ogni settimana qualcosa cambia sulle giocate, quindi comunque ogni settimana tutti devono sapere tutto fondamentalmente, però partendo dal primo minuto, che tu sia 4 che tu sia 5, hai due compiti bene o male molto diversi, soprattutto sulla gestione della rimessa laterale e anche sulla gestione del gioco, quindi sicuramente il livello è alto, perché è molto alto, perché Eli torna a Treviso dopo due stagioni a Leicester Tigers, dove ha fatto bene e dove comunque io che lo conoscevo già, abbiamo già giocato assieme, l'ho visto comunque cambiato, più esperto anche sotto qualche punto di vista. E Fede è un giocatore comunque, diciamo, abbastanza affermato, è un po', è anche il più vecchio, insomma, delle seconde linee, e tranne Scrafton, anche lui ha un'età un po' più alta, però lui è ancora in fase di recupero, quindi insomma sì, c'è un buon ambiente comunque, è una competitività, ma è una competitività fatta sul gioco, non c'è nulla di personale, non è che noi stiamo sempre a guardarci con l'occhio storto dalla mattina alla sera. Sai, la cosa del naso rotto, la costola incrinata, sono tutte successe in situazioni dove sì. In allenamento... Tra l'altro sono state due seconda linea in tutte e due i casi. Ci vogliamo bene, non c'è competitività esterna, niente di personale, intanto di Gione Cronenberg che mette la spalla sulle costole, maledetto. Nessuno guarda, tipo, sempre allerta. No, hai parlato di non ci guardiamo con gli occhi storti, però insomma, l'importante è che non ti guardi Ruzza con l'apri tutti gli occhi completamente, perché altrimenti lì è un disastro. Cioè, come la vedi questa cosa qua? Lì fa un po' paura. Io ho giocato qualche partita con Fede, sia da terza linea che anche un paio di partite
entrando dalla panchina come seconda con lui di fianco, quando magari ti mette quel po' di... Ma lui è una persona che ti dà molta sicurezza sulla rimessa laterale, però quando magari tu hai quel mezzo dubbio che può capitare magari su una partita, su 80 minuti per la stanchezza, e quando comincia a guardarti con quell'occhio là, sai che non puoi permetterti di sbagliare. Quell'occhio che non può essere accompagnato da voce solo perché c'hai il microfono dell'arbitro, altrimenti... Ma ascolta, hai parlato di Sneijman ed è stato particolare che appena tornato sia stato fatto capitano. Ci puoi raccontare un po' come è successo, perché e che tipo di capitano è Eli Sneijman? Stavo dicendo Ergi Sneijman. Eli Sneijman. Allora, posso dire che comunque in parte condivido abbastanza la scelta di avere una figura comunque come la sua, come capitano. Comunque è un giocatore che sia adesso appena tornato, anche in tutta la prestagione, sia nelle altre stagioni che ha fatto Treviso, ha sempre cercato di, insomma, di lasciare la sua impronta. A Treviso si premia, passami il termine, non è premiare, però si fa molto capo a questo tipo di leadership, cioè non di quello che gestisce, ma di quello che fa in modo di entrare proprio nel club lasciando un segno. Infatti noi in spogliatoio abbiamo il poster con scritto: i giocatori prima di te hanno lasciato un segno, quanto grande sarà quello che lascerai tu. Bello. Lui, secondo me, già le prime stagioni che ha fatto a Treviso ha fatto bene, adesso durante la prestagione si è preso un po' carico anche di questa figura del leader tramite esempio. Comunque lo vedi che è una persona integerrima, è sull'allenamento, è sul pezzo, cerca sempre di migliorarsi, non giudica, ma casomai tira su, quindi insomma... Poi lo conosco abbastanza bene, insomma, è un bravo ragazzo, quindi non ho niente da dire in contrario. No, difatti non criticavo, mi interessava perché è una scelta un po' atipica, no? Che arriva un giocatore, seppur che abbia passato con un passato in una squadra, che quando torna diventa capitano. Poi l'ho anche visto in campo molto tranquillo nel dialogo con l'arbitro, eccetera, eccetera. E mi piaceva, insomma, che ce lo raccontassi un po'. Sì, comunque diciamo, è una persona comunque molto tranquilla, carismatica, quindi insomma nel complesso totale secondo me è una buona figura. Stavamo ridendo perché adesso ho visto il commento che è arrivato. Sì. Non è questo. Il momento di cui parla Danilo è quello di non il presidente federale, ma un omonimo. La sua caricatura digitale. Spieghiamo anche perché ascolta da Spotify. C'è una persona che con l'account che si chiama Marzio Innocenti, che ad ogni live interviene e lascia sempre, diciamo, il suo commento tagliente. Beh, letteralmente lascia il segno. Ma questo lo dite voi che non è il presidente, cioè, non... No, perché la volta scorsa 02 ha cambiato il nome in Razzi Erasmus, per cui era un po' troppo, diciamo. Però la domanda che faceva Simone era interessante, esatto, perché Simone chiedeva: quale seconda linea internazionale vedi più simile a te? Andrea Zambonin. Anche Zambo lo conosco da tanti anni, quindi la scuola di base è la stessa. Lui è più vicino a Bassano di me, però. Sì. Lui, sì. Di dov'è Zambonin? Vicenza. Quindi... Non lo so. Non lo so. Beh, allora ti giuro un'altra domanda. Cioè, crescendo, qual è la seconda linea che vedevi in campo guardando le partite che dicevi: cazzo, vuol diventare come lui? O terza, perché lui ha detto che gli piace di più giocare a terza, li stiamo facendo sì, due palle, però... le seconde. No. Il giocatore in generale, magari, non può anche non essere stato del tuo ruolo, magari
magari io preciso che fino all'Accademia io giocavo centro o ala. Fino all'Accademia quindi abbastanza in là, elegantissimo, immagino sui campi del Silea, il cigno con la falcata, detto anche diesel perché ci mettevo a partire con le scarpe dentro il fango. Beh, amico mio, anche io sono alto 1,94 e ho giocato apertura. Beh, anche per dire un altro, io dopo Padovani non è che sia tanto più basso di alcune seconde linee. Certo. È vero, è verissimo. Un giocatore che seguivo tanto quando ero piccolo, se devo parlare del mio ruolo, del mio ruolo come seconda linea, perché ne faccio 5 meno male di ruoli, forse Marco Bortolami. Da piccolo era la punta bene o male. Che Temo Cristiano, come se non ci stesse ascoltando il Sao Coach. Però, sì, è lui. No, ma lo dico sinceramente, perché se tu vai adesso vai a vedere, prova a cercare su internet e cerchi l'intervista che mi hanno fatto in Under 18 o Under 20, comunque tipo la biografia dell'Azzurrino. Io avevo scritto anche là, che era prima di arrivare a Treviso là, perché ero a Mogliano ancora, e non era l'head coach Marco, quindi non era motivata una cosa del genere. Anche là magari avevo detto Marco Bortolami. Magari tu giochi a scacchi bendato e sei bravissimo a fare questo tipo di calcoli. No, vabbè, ma Bortolami, se voi ve lo ricordate, era una grandissima seconda linea. Danilo, chiaro. Cioè, non so se ti ricordi quando l'abbiamo intervistato l'anno scorso, la prima volta, che a momenti mi trema la voce. È tipo emozionatissimo. No, era... cioè, adesso l'ho detto scherzando del Demo Cristiano, perché è il tuo allenatore. Però, onestamente, era anche il mio giocatore preferito quando ero piccolo. Mettiamo l'ultimo commento che ha fatto Simone, dicendo: e come apertura gli piaceva che Zara, scommetto. No. Avevo la maglietta, infatti la seconda maglia di quest'anno l'ha decisa lui, perché è ispirata allo Stade Français. Ho il suo poster da casa vicino a quello dei blu. Ma prendo uno spunto su questa di Quesada, che è bellissima. E, tu sei già nel gruppo nazionale, sei stato nel raduno, eccetera, eccetera. C'è già stato un primo contatto, non per forza con te, ma magari con voi del gruppo nazionale, del coach, o ancora no? Guarda, nell'ultimo periodo antecedente al mondiale io mi sono staccato dal gruppo, quindi insomma sicuramente perlomeno con i leader del gruppo nazionale c'è stato sicuramente un contatto, con Michele sicuramente, ma quello non ha neanche senso dirlo, ma anche penso con il gruppo dei leader sicuramente ci sono stati dei contatti, anche perché comunque un cambio così dopo un mondiale è necessario che ci sia un coinvolgimento comunque già della persona che prende la piede dopo, perché sennò trovi veramente non trovi uno spiraglio di luce, sennò. Quindi sicuramente ci sono stati dei contatti. Adesso non so se addirittura con tutto il gruppo nazionale, magari a fine mondiale, quello non lo so, però sicuramente con il gruppo, insomma, leader della squadra. Ok. Tra l'altro abbiamo visto che è tornato Gaio dal mondiale, anche già a fare allenamenti, ma tutto il gruppo nazionale che magari è andato anche a Parigi, è tornato in grado a fare allenamenti con voi di già, oppure aspettano ancora di rientrare? No, adesso siamo tutti. Sono rientrati per primi i nazionali che avevano giocato un pochino meno o dei ruoli in cui c'era un po' più bisogno. E la settimana dopo sono rientrati tutti i nazionali italiani e Gaio è già rientrato perché vuole giocare. Ma
vuole giocare, ha detto no, io voglio tornare subito. Grazie. Ma tra l'altro lui era nello spogliatoio, lo abbiamo visto, il giorno dopo che aveva giocato la finale del terzo quarto posto, cioè tipo ha giocato la partita, la mattina si è messo sul primo aereo ed è arrivato in grada, fantastico. Cioè, poteva restare lì a guardarsi la finale per dire no, voleva tornare a Treviso. Lui era a vedere la partita. Ah, pazzesco. Quindi subito dopo la finale, mamma mia. Mamma mia, che professionista. Chissà. Che grande, cavolo, veramente. Io, visto che stiamo negli ultimi 10-12 minuti di episodio, vorrei farti prima di tutto due domande rapide sul fatto che, siccome spesso devo cercare informazioni, foto, cose sugli ospiti degli episodi, con te succede sempre una cosa, che prima di tutto viene fuori il tuo nome e quello di Riccardo Favaretto del Mugliano, e non so mai se è un errore di battitura o se effettivamente questa persona esiste. Ma sì, l'apertura dell'Under 18, Matteo. Lo so. Uno, uno dei due deve sparire. Sì. Perché, nel senso, non lo conosco personalmente, però esiste. Ok. E la seconda, che più importante, è perché mi esce sempre per prima quella foto con i tuoi capelli biondi sopra? Cosa è successo quella volta? Chi ti ha costretto per tornare? Quella volta io avevo un taglio di capelli bellissimo, ma veramente bello. Penso uno dei tagli di capelli più belli che io abbia mai fatto, perché mi hanno fatto tutto biondo, anche la barba. Bella Madonna. Sembravo biondo. Richard Favrez. Sembravo veramente biondo. Solo che poi è passata qualche settimana, sono andato al mare, si sono rovinati, la barba me l'ero tagliata subito perché bionda faceva vomitare e quindi mi è cresciuta nera sotto e i capelli sono ingialliti con la ricrescita sotto, quindi c'avevo i lati neri e qua erano neri e poi giallastri. E la Benetton mi fa, guarda, siccome sei comunque tra lo schieramento dei nostri permit, devi fare la foto anche te. Ma come? Quello che me l'hanno detto veramente dalla mattina al pomeriggio, quindi non sono andato a tagliarmi i capelli, ho fatto la foto così. Cioè, un mio amico ha perso una scommessa una volta a 18 anni, si è dovuto fare i capelli fucsia, e quel giorno, tipo, poi 5-6 giorni dopo aveva l'esame della patente, quindi per 10 anni ha avuto i capelli fucsia, incredibile, sulla patente. C'è una domanda Simone, che chiede: perché ti chiamano Young, l'eco da un rugby? Allora, la leggenda narra di questo ragazzo che giocava con me, ha fatto un periodo di prova ancora quando giocavo a Silea, e siccome ero il più piccolo, mi chiamava Young, però siccome io avevo salvato io il mio nome sul suo telefono, avevo scritto Young, però Young scritto male, però mi piaceva, quindi insomma me lo sono portato dietro. Poi siccome anche io per l'accademia ero, non so, un ragazzo un po' particolare, sai, che io comunque ho cominciato a tatuarmi molto, molto giovane, sono molto giovane, ma ancora più giovane. Allora c'era qualche ragazza che, per come sfottò, mi chiamava, che andava di moda Young Signorino. Ok. Che aveva tutti quei tatuaggi strani. Eri un ragazzo particolare, eri un fiol da Silea. Esatto. Silea dove? Sinesinti o Chebabaro? Quale lato? La zona ancora prima degli impianti sportivi, quasi Sant'Elena. Silea dura, okay. Silea dura. Sì, quella, sì, sì. Le vele di Silea. Quasi. Io ho una domanda. Posso fare una anch'io, Matteo? Certo. Per quanto riguarda, troppo rapidamente, la giornata tipo della seconda linea alla Benetton, cioè come funziona? Ti ha detto che è una terza che vuole giocare, poi tutta la puntata mi lascia emozionare, posso esprimere le mie emozioni, posso essere me stesso. No, volevo capire un po' come funziona, diciamo, adesso che sta anche nella fase 2RC, quindi non è più prestagione, come funziona l'allenamento tipico, comunque la settimana tipica della Benetton per il giocatore
per un giocatore, non dico seconda se si incazzano, per un giocatore. Ti faccio il lunedì tipo, che è il giorno un po' più tranquillo, perché comunque rientri da weekend dove hai giocato, quindi è un momento anche di assestamento della settimana. Allora, alle 6 sveglia, perlomeno per me. Io non abito a proprio un minuto dalla Ghirada, non abito in centro a Treviso, abito fuori dal centro, e quindi ci metto un quarto d'ora ad arrivare in macchina in Ghirada. E quindi io sveglio alle 6, faccio colazione e più o meno per le 7:20 sono in Ghirada. 7:30 abbiamo il monitoraggio, dove prendiamo, non so, ad esempio i dati del peso, ma quello lo facciamo tutti i giorni, per monitorare l'andamento del peso, che comunque è per capire anche se il nostro livello di idratazione è buono, se mangiamo abbastanza o se dobbiamo perdere peso anche. E poi facciamo dei test utili al fatto di prevenire infortuni durante gli allenamenti, quindi se ti vedono che hai test un po' sfasate ti dicono: ascolta, oggi magari è meglio che fai un po' a parte, siccome è sempre il giorno di assestamento, così magari domani performi meglio. Poi ci sono delle riunioni, sia per il gruppo di gestione del gioco, quindi scusa il mio gatto, sia per il gruppo di gestione del gioco, sia per i leaders della squadra, sia per tutta la squadra, quindi insomma c'è una riga di riunioni. Dopo c'è il momento di diviso tra units, quindi ci dividiamo avanti tre quarti, uno va in palestra, l'altro fa una parte di riunione, una parte di reparto, comunque molto blanda perché è lunedì, quindi solitamente sono le giocate in vista magari della partita della settimana dopo, piuttosto che magari se mischia sono i posizionamenti, ma più tecnico, non è un lavoro esaustivo, è un lavoro più di tecnica, quindi è più un lavoro di testa lunedì. E poi si va in campo sempre per provare le giocate utili alla settimana in corso, quindi si accantona il lunedì, è il momento insomma di review della settimana passata, vedere cosa è andato bene, cosa c'è da migliorare e insomma di lasciarla andare e passare alla prossima. E poi niente, finita la mattinata si mangia tutti assieme e dopo pranzo di solito ci sono delle riunioni sempre a riguardare magari la partita, però più dal punto di vista di tecnica, cosa è andato bene, cosa si poteva evitare, mentre martedì è un altro discorso. Martedì la tecnica la lasciamo da parte, è il giorno insomma di spingere, sia per quanto riguarda la palestra che il campo, è un giorno più fisico, un po' più corto forse a livello di orario, però molto più intenso. Io poi lo ti lascio, Matteo, prometto, però quando giocavo a Bassano c'era sempre un allenamento a settimana in cui c'era la sessione delle pacche, cioè il giovedì di solito, quindi c'è quella mezz'ora in cui fa tutto l'allenamento così e poi bot, nel senso campo o dentro l'area di meta o poi dentro i 10 metri, giocare proprio a spaccarsi. Cioè c'è questa cosa, magari chiaramente non questa, però c'è una cosa anche magari pre-partita per caricarvi, per comunque anche per allenarle bene le spalle e tutto, in cui fate una cosa del genere, oppure è sempre solo tecnica e la parte fisica viene un po' lasciata in seconda parte? No, come ti dicevo prima, ci sono giorni in cui sì, è più tecnica, sia perché magari il corpo deve riprendere un attimo, sia perché sono momenti proprio dati alla tecnica. I momenti come l'allenamento del martedì e del giovedì, dove l'intenzione è quella di performare, quindi ti mettono gli allenatori bene o male nella situazione sia di stress mentale che stress fisico che hai in partita, quindi okay. Non è proprio botte da orbi, però quasi. Ok. E poi alla fine di quella si assegnano le pettoline per chi gioca. Chi sta in piedi. Io concluderei con una cosa che abbiamo chiesto quasi tutti gli ospiti, o meglio, ogni volta che mi sono ricordato, che è questo giochino del cercare di capire un po' meglio i compagni di squadra, visto che tu li vedi in spogliatoio e in campo e noi soltanto dalla TV o dallo stadio.
per cui ci sono un po' di aggettivi e tu mi devi associare il tuo compagno di squadra che prima ti viene in mente quando io ti dico un aggettivo. E così dal cuore proprio, cioè veramente senza pensarci troppo. Per cui il primo semplice che ti dico è ricco. Ricco? Ricco. Abbia. È Gucci, Alessandro Garbisi, soprannome Gucci. Oddio, Gucci. Non perché magari sia effettivamente ricco, però è venuto tanto con le ciabatte di Gucci, quindi soprannome Gucci. Sembra che non facciano la fine delle scarpe di coso. Non mi ricordo chi era, quanti mondiali fa. E che gli hanno cagato nelle scarpe, dai, chi era? Oh, bene. Dai, Danilo, tu lo sai, Danilo, tu la sai. Non mi, no, no, cioè, ricordo di aver letto qualcosa del genere, ma... Ah no, era Castro Giovanni che aveva cagato nelle scarpe, no, credo che fosse Castro Giovanni che aveva cagato nelle scarpe di qualcuno, ma non mi ricordo di chi. Secondo me erano quelle di Ongaro. Ah, forse di Ongaro, chiedi a Riccardo a Ongaro, sì, sarà lui che gli ha cagato nelle scarpe. guarda che è una storia quella notevole. E poi abbiamo taccagno, il contrario, diciamo. Filippo Longhi. Areola. Deve ancora ridarmi i soldi di un regalo di Natale che abbiamo fatto assieme a Mogliano 5 anni fa. Mamma mia, se se lo ricordo, secondo me regolare. Il taccagno qua, secondo me, è Riccardo Favoletto. Regolare. Perché quello è l'episodio più distante, ma ce ne sono molti altri. Okay. Quindi è quello che tipo Filippo, dice, Filippo fai la romana dopo aver ordinato 2 pizze e una birra. Filippo sgancia. Filippo champagne a Longhi. E poi abbiamo malvagio, decidi tu in che senso. Malvagio. Nemico. Cioè, mi viene in mente in senso buffo a Tiziano Pasquale, perché non perché è malvagio, ma perché è uno di quelli che con la battutina sempre pronta, sono sempre un po' i gufi. Sì. Anche a Longhi, però a Longhi l'ho già messo su un'altra categoria, quindi non posso ritirarlo fuori. L'hai messo già anche nella categoria scomodo in mischia, quindi... Sì, esatto. Culi scomodi a Longhi, cioè esatto. Sembra una ditta. Vabbè. Poi abbiamo barista. Come, scusa? Barista. Io sono astemio, quindi purtroppo su questo... Ah, mamma mia! Viene fuori dopo un'ora di episodio. Bravo, ma ragazzi. Ti lasciano vivere a Treviso per questa cosa? Sì, bravo, cioè, c'è astio sociale. Un po' d'astio c'è, però... barista. È un po' dura essere un rugbista in Veneto astemio. Si fa fatica, immagino. O magari ti tempano. Di grande discriminazione. Sì. Allora passiamo a quello dopo. Macellaio o in campo o quando grigliate, decidi. Io pensavo al campo, però visto che ci sono tanti argentini magari quando grigliamo sia Noel che Flush, mi ricordo la prestagione non di quest'anno, dell'anno scorso, quando siamo stati a Calalzo, cuore, loro veramente sono stati ore davanti alle griglie. Ma chi è che ci ha dato la stessa risposta? Secondo me qualcuno che abbiamo intervistato qualche settimana fa ci ha dato esattamente la stessa risposta con lo stesso esempio. Sì, quindi probabile. Deve essersi fissato nella memoria di squadra questa cosa. Sì. E l'ultimo è più veneto, però poi magari spieghiamo. Brombe. Una persona che diresti, oh, Brombe. Cos'è Brombe? Mamma mia, Danilo. Ma che fai cagare, Danilo? E spiega, però, perché... Brombe è come dire
Pirla a Milano, ecco. Ah, ma perché a Montebelluna parlano una roba strana. No, intanto il Mecco di Silea lì si è messo a ridere, quindi ha capito. Ma sì, l'ho sentito, ma a Treviso non è che si usi. No, non si usa troppo, però so cosa vuol non dire. Non si usa, difatti. Sì, si capisce. Roba di Montebelluna. Ah, c'è il bandellino, guarda, con la scritta. No. Ecco, sbagliato. No. Non in senso negativo, però Izekor. Ok, quindi... Perché no, lui ogni tanto lo vedi che sta su un altro pianeta. Sì, è quello più o meno il concetto. Cioè, la persona sì, ma... che ogni tanto ti viene da dare, tipo, dai. Ma perché lui si immagina... No, è un ragazzo sveglio, però ogni tanto si perde. Ok. Ascolta Matteo, ma prima di chiudere, due minuti sulla partita di questa settimana, certo. Riccardo, come la state preparando, le aspettative, la formazione, no, dici quello che ci vuoi dire e che ci puoi dire. I set piece, no. Allora, Lions è una squadra scomoda, abbiamo visto anche l'anno scorso una partita che tranquillamente avremmo potuto, insomma, portare a casa. Loro sono bravi, insomma, a prendere tutto quello che c'è da prendere. Cioè, tu gli dai il dito e si prendono il braccio. Insomma, è una squadra comunque pericolosa. Magari non sono i più tecnici, non sono i più forti, però sicuramente sono quelli che sfruttano meglio le opportunità che gli dai. Quindi sicuramente la chiave di questa partita sarà quella di non lasciargli nulla. La stiamo preparando, insomma, non è che abbiamo un modo diverso di settimana in settimana di preparare la partita. Noi seguiamo molto i nostri standard, siamo molto cinici su quello. Ovviamente poi, dal punto di vista del piano di gioco, qualcosa cambia perché le squadre sono tutte diverse. Però... sì, insomma, no, non li prendiamo sicuramente sotto gamba. Contro Munster abbiamo fatto una partita buona, ma dovevamo fare di più, perché anche contro Munster abbiamo fatto qualche errore, qualche penalità di troppo, e loro ci hanno punito su quello. Lions forse potrebbe punirci ancora di più con le stesse opportunità, perché loro sono veramente bravi da fare il gioco rotto, fasi statiche, a fare quello che gli piace fare, quindi sì, dobbiamo sicuramente togliergli tutto quello che hanno di sicuro, quindi il gioco rotto, le fasi statiche, e da quello puoi costruire la partita. Quando andate a fare analisi della squadra avversaria, c'è quel momento lì tipo occhio a quello perché questa squadra è forte davvero? Nel senso, il fenomeno che potrebbe essere in questo caso, non so, Van der Merwe all'ala, o comunque gente che è effettivamente un pochino sopra il livello degli altri della squadra, che dite, oh, c'è sto qua perché sto qua, sei uno forte. Frank Horn. Sì, di rifo di Raffa come cosa esce, perché sia Horn che Van der Merwe, ovviamente quando magari fai la review della parte del loro contrattacco, sai che sono due giocatori abbastanza chiave, sia anche per quanto riguarda la mischia, mi sfugge adesso sempre il nome, però il destro che anche la settimana scorsa è entrato dalla panchina, comunque è un cristiano di 160 kg, quindi insomma sicuramente è bello scomodo sulla mischia. L'ho visto una foto. Quello che sembra Kewell di Breaking Bad. No, è un frigorifero incredibile. Sì, ecco, non è proprio informissima, però, cioè, informissima nel senso che... Neanche Antonio lo è, però non lo vuoi davanti. Ha un po' di rotondità, però... Jabba the Hutt, è incredibile, è una cosa impressionante. Boh. Sì, però non sono da sottovalutare. Parlate di quello con una panza, no? Cioè, parlate di quello con una panza gigantesca, no? Sì. Proprio lui.
Però è un buon giocatore, cioè, me lo ricordo anche l'anno scorso, io pensando fosse tutta panza sulla partita gli sono andato dritto, non è tutta panza, quindi, insomma. Ed era Majin Buti, lo ti ha rimbalzato indietro di 10 metri. Non so se abbia un fisico migliore lui o quello della Namibia. No, lui, questo migliore. Là, quello che ha placcato Ioane, che ha provato a placcare Ioane. Beh, amico mio, il numero 18 della Namibia è incredibile. Fisico da capo sagra, sagra dello gnocco di Lusiana, incredibile. Lui veramente mi ha fatto sbregare da ridere. Cioè, però, gran coraggio, veramente. Cioè, lui è incredibile. Quella scena con Ioane rimarrà negli annali dell'Italia, secondo me. Bellissimo, cioè. Prime time. E poi nella foto ufficiale della Namibia lui è messo tipo così col mignolino alto e non si capisce che cazzo stia indicando col mignolino. Però cioè, penso che in tutti i gruppi WhatsApp dei rugbyisti italiani sia girata quella foto a dire: ma sto qua, ma che cazzo ci fa un mondiale di rugby? Posso andare anche a me ora. Ma a proposito di foto, così poi magari chiudiamo su questo, che siamo già 1:10. Quest'anno, domanda personale, quest'anno lo URC ha chiesto o consentito di fare foto pazze a tutti i giocatori, perché abbiamo notato un cambio notevole di mood nelle fotografie delle varie squadre. Cioè, Edimburgo, Connacht ha ben 2 persone col cappello da cowboy, Edimburgo ne ha gente con gli occhiali da sole che telefona con una palla, Pasquali sembra uscito di prigione, Non so bene le linee guida, devo dargli una riletta, però sicuramente qualcosa è cambiato, perché gli scorsi anni non mi ricordo una cosa del genere. Cioè, no, veramente ho visto delle foto che a un certo punto è partita la caccia a trovare le foto più ridicole, perché va detto che su questo erano stati capofila le zebre, anche le zebre. Tempi non sospetti, facevano la presentazione di squadra con Chris Cook che beveva il caffè. Mazza che faceva la mazza da baseball. Cioè... Simpatici. Anche le pose sono comunque molto goliardiche. Cioè... O perché c'è il cognome che fa ridere, o perché devi insomma fare un po' il personaggio. Bene o male, sulle esultanze, che poco tempo fa, più di qualche squadra ha tirato sul rugby qualche esultanza calcistica. Quindi, insomma, da quel punto di vista è anche giusto che la si metta un po' sul ridere anche sul rugby, se no siamo troppo composti. Vabbè, però adesso ragazzi, la domanda nasce spontanea, adesso Matteo mi odia perché vuole chiudere, ma la domanda nasce spontanea. Tu hai la tua esultanza? Hai pensato a una tua esultanza? Il mitra sulla curva avversaria. Io sono una persona veramente quelle che... Pacata. Sì, molto pacato, ma io mi dovevo pianificare le cose pian piano, e un'esultanza io non ce l'ho, io ecco. 4 o 5 anni che faccio la foto quella prestagione della Benetton, e la mia esultanza sulla foto è sempre la stessa, sempre così. Ah, oh. Ma quante volte davanti allo specchio a casa a provare quel bicipite, o no? Guardalo lì, prima biondo, poi moro, poi tatuaggi, senza tatuaggi. Prossimo anno sempre foto con il bacio sul bicipite. ma ci sta. Dai, ti abbiamo tenuto qua fin troppo, però grazie mille, perché anche questa volta è stato un episodio divertente, come tutte le volte che abbiamo intervistato qualcuno. Ringraziamo anche i più di 30 che sono rimasti, adesso 28, ma perché stiamo chiudendo, più di 30 persone che sono state in live per praticamente tutto l'episodio. Ringraziamo chi ci sta ascoltando da Spotify, che di solito sono un buon numero, tutti i 120 che ci hanno messo le 5 stelle. E ricordiamo a tutti una serie di cose, che ci trovate su Instagram, Telegram, Twitter e TikTok, o Dampat Rugby, o Leoni Fuori, o Carbo Rugby, o tutti e tre. Quindi cercate e trovate queste cose qui. Riccardo, dove ti trovano, Riccardo? Vuoi farti seguire da un po' di gente sui social? Sei uno da social tu? Sì, Instagram lo uso abbastanza, anche Facebook forse lo uso più di Instagram, però sono un po' più attivo a livello di contenuti su Instagram. So,
non sono molto difficile da trovare, Riccardo Favretto. Insomma. Notare il linguaggio del ventenne, sono più attivo in termini di contenuti. E su quale io ormai sono giovane, ma sono vecchio dentro. No, magari c'erano altre pagine interessanti di cui non sappiamo niente, tipo Trattori Silea di Riccardo Favretto, oppure solo foto di trattori. Esatto. Le sagre nel Triveneto ed è sulla pagina, chi lo sa, non lo sappiamo niente. Com'è che si chiama quell'account che fa tutte le sagre del Veneto? Ah, Sagra Advisor, tipo, eccolo là, Sagra Advisor. Mamma che porta che vengono pubblicità gratuita a Sagra Advisor. Mamma, abbiamo. Bene ragazzi, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, ciao a voi tre e grazie mille ancora per essere passato a trovarci. Buon allenamento. È stato un piacere. Grazie Riccardo, ciao. In bocca al lupo. Ciao. Ciao. Forever young.